un fatto offensivo per la nostra nazione. In queste ore, mentre le imprese e le famiglie sono in ginocchio a causa della crisi legata al Covid, alla Camera dei Deputati si parla di altro. Si parla di come eliminare alcune norme legate al decreto immigrazione che ha tentato di impedire che le nostre città si riempissero di immigrati clandestini. È vergognoso che in questa nazione chi rispetta le regole, chi paga le tasse, venga messo in secondo piano rispetto a chi arriva illegalmente sulle nostre coste o valicando i nostri confini senza avere alcuna autorizzazione. Fratelli d'Italia è qui in un luogo simbolo, la stazione Termini, che tutti possono vedere quanto sia frequentata da persone che rispettano poco le nostre leggi, spacciatori, delinquenti, persone che soggiornano spesso ai limiti della sopravvivenza e che noi oggi abbiamo voluto sottolineare con la presenza del gruppo dei parlamentari di Fratelli d'Italia che fa il suo dovere nel tentativo di fermare l'approvazione e la conversione di questo decreto voluto dai 5 Stelle e dal Partito Democratico, ma che ha tolto alcuni minuti di presenza all'Aula per essere qui tra la gente, raccogliendo le denunce dei cittadini e facendo capire che mentre le attività, le imprese chiudono, l'unico obiettivo che si pone questa maggioranza è di riaprire i porti e riaprire all'immigrazione clandestina la nostra Italia e i nostri confini. Per cui questo impegno di Fratelli d'Italia da oggi apre la battaglia parlamentare che condurremo con un ostruzionismo fermissimo a questo governo che prima va a casa e prima riusciremo a ristabilire delle regole e una convivenza civile in questa nazione e a restituire alla nostra Italia un indirizzo corretto.